Ciao amici, sono Firas Armand. Oggi vi faccio vedere come creare un recinto se abbiamo dei cani o abbiamo dei bambini nei nostri parchi, nei nostri giardinetti, nelle nostre terrazze, eccetera. Quindi come fare una piccola recinzione per le nostre piante, fiori, possono anche essere rose. Questo lo sto facendo io al 100% naturale, quindi sto usando tutta roba della natura. Iniziamo, questa è la fine, poi vi faccio vedere il video. Nel mio caso, ok, prendo, un po' d'acqua. Schietto un po'. Ok, prendo dei sassi. I sassi servono intorno, fanno spessore. Sassolini, pezzi di legno fanno spessore. Ok, dentro. Prendo degli altri pezzi di legno, metto dentro, faccio spessore, raddrizzo e vado a picchiare tutto bene giù. Questo non va bene. Servono altri pezzettini di legno. Ok. Ok, ci sediamo ora e iniziamo subito con la parte della barriera di protezione. Quindi abbiamo ancorato un mini pilastro. Vado a prendere la mia foglia di palma a ventaglio. È quel tipo di palma che non fa frutti, è a forma di ventaglio. Vado ad aprirlo a strisce, come fossero dei capelli. Se in questo caso abbiamo dei bambini, lo possiamo dare da loro, se a loro si divertono e ci aiutano. Ok, vado avanti, questi pezzi qua via. Ok, vado a prendere il primo mazzettino, 1, 2, 3, 4, 5, hop, nodo. Oppure prenderli poi uno ad uno, siccome è la parte montante iniziale questa, da fare dei nodini. Quindi è importante farla bella resistente. Mettiamola qua, facciamo così. Questo video tutorial facciamo una recinzione comunque in protezione verso gli eventuali calpestamenti delle piante o se sono piante pericolose come le rose, esempio, le voglio mettere perché mi piacciono. Allora faccio una mini recinzione. Se ho dei bambini piccoli, non deve essere tanto alta la recinzione. Bambini piccoli intendo 3-4 anni che iniziano a camminare, a correre.
metto sta recinzione e proteggo loro da eventuali urti verso le piante. Ok, ci siamo quasi per chiudere il primo pezzo questo. Io ho messo questo ultimo pezzo perché in realtà potevo andare avanti con l'aiuola a mettere le piante, però al momento non ho più i pomodori ciliegina, quindi questa zona la voglio tenere solo per pomodori ciliegina. Se eventualmente riprendo altre, ne metto altre 4 qua, così poi per un futuro, quando saranno pronte, a livello anche estetico, quando avranno tutte, saranno in fase di maturazione, a livello estetico, se voglio fare qualche foto in sta zona, faccio una foto con dietro di me lo sfondo di pomodori ciliegine. In tal caso, se voglio mettere altre piante, posso mettere, però io adesso ho deciso di chiuderlo, così poi faccio vedere bene come è venuto il lavoro. Allora andiamo avanti. Questo lavoro è quello che bisogna avere pazienza, dei filamenti, perché bisogna farli fini. Siccome una pianta, la foglia è verde, quindi è viva, ecco perché si può lavorare bene. Perché la pianta in questo momento ha tutte le sue forze. Fai così, e così. Chi non ha la possibilità di fare la recinzione naturale al 100% come il sottoscritto, non si deve preoccupare, potrebbe prendere dei pezzettini di legno, metterli dentro, poi prendere qualcosa, qualche materiale stoffoso, potresti prendere dei pezzi di stoffa e, per dirti esempio, usarli tra un palo all'altro. Plastica è riciclabile, per forza. I pezzi di plastica da riciclare, assolutamente non comprare la plastica. Se avete dei pezzi da riciclare, usateli come recinto, ma non andate a comprare per fare sto lavoro. Come è da matti, non serve a niente la plastica qua, anzi è anti natura. Quindi ci siamo più o meno.